Il 26 agosto, cosa vedo di fronte a me, l'epitone della bellezza del lago di Como? Guardate promontorio di fronte a me, Bellagio, ora c'è la galleria, sono in treno da solo, no problem, non c'è nessuno, guardate, tra un attimo la galleria finisce, ci sarà una spirale di luce che illumina il mio occhio nella parte più bella possibile della mia vita, dove io ho vissuto tante volte a Bellagio. Eccolo là, Bellagio di fronte, in mezzo al lago di Como. Di là c'è la sponda Comasca, di qua c'è la sponda Lecchese. Ecco che sono in treno, un bel viaggio, questa linea ferroviaria. Peccato che ci sono tante gallerie che mi impediscono di vedere benissimo il paesaggio, ma non importa. L'occhio umano compie l'attimo della bellezza, cioè un istante di bellezza più calcolato che un senso di eternità bello. Eccolo là, Bellagio, e ho passato in treno a Mandello dell'Ario, dove io tuttora sto arrivando alla prima fermata esattamente di Varenna, dove anche lì in quel paese io ho abitato. Guardate, guardate qua il tunnel. E di fronte a me poi omenaggio, dove c'è la strada che prosegue per la Svizzera verso Pollenza, il traghetto. Oggi una splendida giornata, cosa c'è di più bello di vedere un'illusione di un senso fiabesco che porta alla realtà e alla fiaba, questa illusione ottica che ti dice: io sono un viaggiatore in cerca di escursione. Guardo, guardo di fronte a me, menaggio. Poi ecco la punta di Varenna. Anche lì è un bel luogo turistico, eccolo là, anche lì in quel paese io ho abitato per pochi anni, all'età circa di 30 anni, ho cambiato in continuazione tante case pur pagando sempre l'affitto. Questo è il centro lago, è il punto più panoramico e più bello. Ho passato in questo momento Fiume Latte, fiume più corto d'Italia. Ecco, dopo questa galleria si vede. Ecco l'acqua del fiume Latte, il fiume più corto d'Italia. Sono stato alla sorgente, 320 metri. Ecco, stavo per raggiungere Varenna. Da fiume Latte si arriva poi Varenna anche a piedi, facendo la passeggiata del lungolago, neanche 3 km, sempre fatta. Ammiro questo lago di Como, è splendido, però ammiro anche gli altri laghi lombardi, solo che il mio cuore viaggia costantemente in questa località perché ho passato la gioventù e la terza età, rivive più forte in me il desiderio di vivere la vita.